A Jack London Square trovi il cibo migliore. Ristoranti, festival, c'è perfino un mercato di prodotti agricoli ogni domenica, anche se piove. Mia. Cos'è sta merda? Scusa. Ah, sì? Sì, tu. Ma che ti prende? Tanto sono così carini da farti uscire dal porcile, Che c'è? C'è. Ti arde di seminare sti cazzo di... Sono alla raffineria. Stai attento, è zona della Bratva. Ma sempre sotto la sorveglianza del CTOS, giusto? Cerco un altro server? Avvisami quando ci sei. Tutto a posto da qui. Elaboro i dati e ti mando il mosaico. Non il parcheggio migliore per questo carico. Vedo un bastimento carico di esplosivo. Scommettiamo che quello che c'è dentro non è impermeabile? Quello che non capisco è come gestiscono tutto questo davanti al CTOS. Certo, il sistema delle falle, ma rischiano di farsi prendere con le mani nel sacco. Di sicuro avranno qualche piano per cancellare i video dai server. Considerato quello che abbiamo, non hanno fatto un gran lavoro. Forse hanno solo rimandato la pulizia. È come buttare la spazzatura. Bisogna farlo. O forse sono soltanto pigri. Chi si crede al di sopra della legge pecca spesso di arroganza. Il nostro hacker grigio si riferisce per caso a noi. Era un'osservazione, cara. La natura umana non si hackera. Non a lungo, almeno. E ci siamo. Sta per fare parecchio rumore. Metto l'orecchio a terra, vediamo che succede. Dacci dentro. Cosa
Cazzo! Cazzo, dovevi vedere il fumo che usciva da quei cosi. Marcus, senti, sto ascoltando la frequenza della polizia. Se la sono fatta sotto. Missione compiuta? Cosa cazzo è stato? Non lo so, è andato tutto a puttane, il carico è fottuto. Questa volta ti copro, ma se risuccede le nostre carriere sono finite, ti rendi conto? Direi che li ha gettati nel panico. Come da piani, no? Meglio che ti sbrighi ad arrivare al porto. Potrai contare sul fattore sorpresa. Non c'è motivo di essere violenti. Stiamo inseguendo. Centrale a squadra, attenzione, possibili sospetti delle altre vicinanze. Adesso dobbiamo bloccarlo. Josh, sono al porto. Vuoi dirmi qualcosa prima che entri? Sì, centrale, restate. Attento ai Tezka. Cazzo. È il loro territorio? Sì. Va bene, troverò il server. Forse non andrà così male. Centrale, non può essere andato. Centrale, abbiamo trovato il veicolo del sospetto. L'ha abbandonato. Sto processando il mosaico ora. Trovato qualcosa? I Tezka guidano un'ambulanza e la polizia si porta via un sacco mortuario. Cosa? Statisticamente, se vuoi trasportare qualcuno, l'ambulanza è il mezzo più sicuro. A occhio non credo che gli interessi molto la salute del paziente. È la mia sola via d'uscita. A patto di non distruggere me stesso né la prova né il tentativo.
Credi davvero che funzionerà? Il capo ha una certa fama. La sua ira avrà la meglio sulla ragione, te l'assicuro. Non doveva arruolarsi in polizia. Non sempre possiamo scegliere chi ci protegge. Forse è tempo di cambiare. Sto per rubare un'ambulanza da un gruppo di poliziotti corrotti che potrebbero spararmi addosso. Tu sì che sai come divertirti. E in scena. Ok. Sto per rubare un'ambulanza da un gruppo di poliziotti corrotti che potrebbero spararmi addosso. Tu sì che sai come divertirti. E in scena. Sì? Appena rubato un cadavere. Ti conviene scaricarlo il prima possibile, amico. Ti consiglio davanti al quartier generale dell'FBI. Ha già scatenato la furia dei poliziotti corrotti. Senti qui. Osprey, rapporto. Non so cosa è successo, signore. Quelli ci stavano aspettando lì. Sei sollevata dall'incarico. Ma signore! Voglio Kestrel sulla prossima barca. Deve essere puntuale. No, signore. Passo e chiudo. Finisce bene.
Il prossimo momento sparo a vista sarà ad Alcatraz, a mezzanotte. Buh, ma cosa potrà mai andare storto lì? Non dirlo più. Sul serio, è come Macbeth. Lo terrò in mente quando morirò su un'ex isola carceraria abbandonata. Vado. Oh, cazzo! Andrò ad Alcatraz! Non ci sono mai stato, sai? È assurdo! Via! Tu la mia Alcatraz! Adesso non esageriamo! Presto, la data esatta della rivolta alla mensa? Quale? Nerd! Oh, ehi, hey, io... Nerd! 911, dichiari l'emergenza, prego. Qui c'è bisogno subito di aiuto, mandate gli agenti! Abbiamo la sua posizione, la polizia... Arrivando. Ehi là, ti va di raccontarmi qualcosa dell'isola? Ma certo, ragazzo, che cosa vuoi sapere? In questo posto c'è il CTOS? È stato installato da poco, ma sì. Davvero non vuoi conoscere gli oscuri segreti di questo incredibile luogo storico? Ho una guida con me, grazie. Leggere una guida non vale quanto l'esperienza reale, sai? Sì, su questo hai ragione. Questa è fatta. Ci sono più video di quelli che immaginavo. Ci vorrà un po' di tempo. Aspetterò. La vista qui è magnifica. Oh, cazzo. Nel video ci sono dei poliziotti che uccidono persone ad Alcatraz. Almeno 6. Allora devo andare via di qui senza che mi vedano, no? Non c'è tempo. Camera 11. Sono qui, merda. E quello deve essere Kestrel. Vattene, Marcus! No, ci serve. Vivo. Può verificare la lista di nomi che abbiamo? I poliziotti sono già dentro. Stavolta non hai modo di uscire. E freestyle sia. Devo dire che quando mi hanno trasferito qui non mi aspettavo una tale differenza rispetto al mio dipartimento. Per chiarire, non sono un luddista, ma credo che in questa unità ci si appoggi troppo alla...
chiari la natura dell'emergenza, prego. Attenzione, possibili sospetti nelle vostre vicinanze. 911, qual è l'emergenza? Grazie, ora me ne vado da qui.
Funziona questo coso? Ti sento, tutto ok? Sì, sono al sicuro ora. I tuoi amici mi hanno dato accesso a questo canale per ringraziarti. Puoi ringraziarmi denunciandoli. Puoi contarci, amico. Stai attento là fuori. Ehi, non rimetterò mai più piede ad Alcatraz. Mai più. Devi crederci, zio. Sei evaso da Alcatraz. Qui non si scherza un cazzo. Raccontami. Senti, ti spiace? Ehi, ascolta, ascolta. Voglio solamente dormire per tipo un anno, se a voi sta bene, ok? No, dopo! Oh, dai, non... Oh, ok, ok, va bene, sono sveglio, d'accordo? Fanculo. E... voilà. Con noi c'è il consigliere comunale Miranda Comey. Qual è la sua opinione su quest'ultimo colpo alla reputazione della città? Grazie, Shirley. Se non fosse per l'azione delle forze dell'ordine e di un provvidenziale testimone oculare, ora non saremmo qui a parlare. Sono felice di annunciare che abbiamo già avviato un'indagine interna a tutto campo con la collaborazione della polizia di Oakland. Vogliamo che il dipartimento torni ad essere amato. Cittadini dell'era digitale, benvenuti. Agenti della polizia vogliono usare l'analitica predittiva per proteggere Oakland. Invece, le belle marce si danno da fare per trasformare un progetto pensato per proteggere i poliziotti onesti impedendo che divengano bersaglio di vendette, per smerciare droga e fare rapine. E uccidono chiunque gli ostacoli, senza farsi problemi. Un'indagine interna pare sia già in corso, ma è vero colpevole? L'algoritmo predittivo della Bloom non è oggetto di critiche. Forse davvero non ha alcuna falla, come sostiene chi l'ha inventato. O forse lo si può manipolare, perché i filtri ai danni dei poveri e dei deboli sono già stati scritti nel codice. Ma se non verrà diffuso il codice sorgente, non lo sapremo mai. Il headset vi ha detto la verità. Ora tocca a voi. Senti, senti. Guardiamo il quadro generale. Ok? Inspiriamo tutti e due. Ogni azione del DedSec supporta la nostra narrazione ed espiriamo. Il DedSec è una distrazione, ma è la nostra distrazione. Pensiamoci su per un po'. Namaste.